in collegamento telefonico per il commento del lunedì, Walter Nocito. Buongiorno. Buongiorno Martino, buon inizio. Partiamo dalla guerra tra nord e sud, la possiamo ormai chiamare così, visto e considerato che, come già abbiamo spiegato venerdì scorso, Zaia e Fontana sono per l'appunto per l'apertura totale del 4 di maggio, quindi addio lockdown, come va, e invece il sud che dice no, attenzione, partiamo con calma, altrimenti noi ci chiudiamo. E per questo motivo il governo da una parte sta studiando anche magari delle aperture diversificate, giusto? Sì, è giusto, questo è un tema difficile e che sta creando molti più problemi di quanto ci si potesse aspettare fino a qualche giorno fa. Nord contro sud, bruttissima parola. Ieri è stata confermata da Fontana, il quale ha detto che se De Luca Campania chiudesse le frontiere regionali, che non esistono, esatto, cioè i confini della regione, agli accessi extraregionali ad libitum, come lui vuole, sarebbe la guerra del sud al nord. Sì. Credo che sbagliano notevolmente e nettamente sia Fontana sia De Luca e, se vogliamo, sia Zaia. Sì. La Santelli, meglio non dirla perché pervengono da lei poche notizie incerte, tendenzialmente lei si accoda al nord, ma in questa fase non sa che pesci prendere, sì, tranne che vuole rallentare anche lei il rientro degli uffici e delle fabbriche che non ci sono. Venerdì però era con De Luca, ricordiamo la Santelli. Sì. Prima in Calabria penso che siano le scuole e l'università, ma su questo aspetto ci vorrei tornare fra qualche minuto. Io non parlerei di un fai da te regionale, è sbagliato. Chi volesse fare l'autonomia regionale differenziata sulla fase 2 sbaglierebbe. Secondo me il discorso e la regola nazionale deve essere fissata da un piano per il rientro di uffici e fabbriche del governo italiano e si deve lavorare sulle macro aree. È già stata data questa impostazione. Io credo che vada sviluppata e assecondata aggregando le regioni, cioè alcune regioni del sud non hanno una struttura sanitaria sufficiente a reggere un infiammarsi dei focolai, altri ce le hanno. Al nord la situazione è differenziata fra Lombardia, che è ancora vigente, Liguria invece che ha meno molti casi, e credo che i gradi di riapertura e il rientro in uffici e fabbriche possa essere differenziato. Ovviamente io non so come si faccia, so che però Delusa abusa dei suoi poteri quando dice di chiudere i confini, perché io ricordo a tutti che secondo la Costituzione italiana, l'articolo 120, non si può limitare senza scadenza e senza motivo nazionale la libera circolazione dei cittadini. Diverso il problema del rientro dei giovani dal nord al sud, lì penso che abbiano ragione i consiglieri del PD e molti calabresi, i nostri amici, insomma, stanno girando da ieri e oggi questi appelli, a che moltissime migliaia di giovani calabresi che vivono nella Lombardia e che dopo 45 giorni, siamo a 60 giorni dal primo evento di caso zero, non ci dimentichiamo, due mesi fa successe l'avvio dell'epidemia. Beh, se costoro volessero rientrare facendo la quarantena, rientrati nelle case di partenza in tutta la Calabria, ma in tutto il sud, io credo che sia loro diritto avere rientro. Anche perché il 7 marzo, l'8 e il 15 marzo, molti altri calabresi con furbizia se ne sono scappati nelle maglie del decreto legge e del DPCM. Alla fine queste persone sono state corrette a rimanere in Lombardia, hanno vissuto senza stipendio oppure con redditi precarissimi
45 giorni in case di 50 metri quadri. Io credo che fra i tanti problemi da risolvere c'è anche questo degli emigranti italiani interni. Poi c'è il problema dei migranti stranieri in Italia, ma quello ha a che fare con la fase 2 e non possono risolverlo le regioni, lo deve risolvere il ministro del lavoro italiano. Regolarizzare, non regolarizzare, quali contratti di lavoro fare nel turismo, ma soprattutto nell'agricoltura. Questo è un problema italiano, non è un problema del sud. Esatto. O del nord. Soprattutto però c'è un altro problema che riguarda tutti noi. Quando si voterà? Ah, questa è una criticità della quale nessuno parla, forse solo tu ti poni questa domanda, fai benissimo, perché noi siamo in attesa di un turno regionale su 6 regioni pesanti, Puglia, Campania, Toscana, Liguria, Veneto, quindi Zaia è sotto elezioni. Più tutti i vari comuni che anche devono andare al voto. E poi c'è il turno amministrativo. Io come alcuni giornalisti abbiamo avuto la bozza lamorgese di un decreto legge di proroga che serve a stabilire i nuovi tempi. Se passa questo decreto legge del Ministero degli Interni, le regionali si farebbero dal 12 luglio al 25 ottobre, quindi in piena estate. Le amministrative invece si farebbero a autunno, dal 15 settembre al 30 dicembre. Quindi noi avremmo le regionali a 40 gradi e le amministrative delle grandi città, Reggio Calabria e Castrovillari in Calabria, sostanzialmente a novembre-dicembre, un turno proprio a 0 gradi. Certo. La vedo strana, è la prima volta che accade nella storia della Repubblica Italiana tutto ciò, ma ci dobbiamo abituare. Sì. Più che altro qui viene in essere Zaia. Zaia nel suo fai da te regionale si è già autoproclamato le sue elezioni, punta l'amplein elettorale, vuole fare le elezioni il 12 luglio, il cioè 12 la prima domenica, sì. E ovviamente sta cercando di portarsi dietro tutta la destra italiana e ci sta riuscendo. Certo che con la crisi del turismo soprattutto e con tutto il resto non sarà di certo l'estate Sì, esattamente. L'estate italiana sarà come l'estate del nord Europa, quindi anche votare a luglio, ma anche il 20 luglio non sarebbe una cosa assurda, salvo le temperature, che insomma quest'estate sono previste tropicali come tutte le estati per causa del cambiamento climatico. Poi qual è il problema che Zaia non dice, ma che noi intuiamo? Che Zaia ha paura del focolaio di ritorno. Quindi siccome tutti stiamo capendo che il focolaio dura 70-80 giorni, ce lo dicono anche gli scienziati israeliani, non è ancora detto da Brusaferro ma noi lo sappiamo, è probabile che a ottobre ci siano focolai di ritorno, il lockdown a settembre può ritornare e allora pensa Zaia, ma lo pensa anche Toti, che votare a luglio vuol dire a fine luglio avere la giunta pronta, una giunta legittimata, una giunta che magari stravince le elezioni anche in Toscana dal punto di vista della sinistra, e quindi hanno una piena legittimazione a gestire l'emergenza regionale. Però Walter, Zaia è anche quello che ha detto che per lui il 4 di maggio non c'è più il lockdown, non ci sarà più il lockdown, quindi qui insomma la questione è abbastanza ingarbugliato, meglio schizofrenica, io utilizzo allora, questo termine. Schizofrenia ci sta, ma io la leggo in termini elettorali, per questo fai bene a chiedermi delle regionali. Ecco. Le regionali si possono fare o a fine luglio, 15-25 luglio, o a settembre. Escludo di poter votare ad agosto, insomma. Meno male. Ma anche il 10 settembre, non siamo in Germania. Si potrebbe votare a ottobre, nelle prime 3 settimane di ottobre, ma c'è un rischio di focolaio di ritorno. Zaia lo sa, Toti lo sa, anche in Campania sono consapevoli, quindi io credo che la data di ottobre sia meno preferibile, anche in termini elettorali puri, consenso elettorale raccolto tramite una campagna elettorale che ovviamente non sarà che sul web e sulle televisioni.
ovviamente, certo. Eh beh, non si certo. possono fare i comizi, infatti. E quindi sarà una campagna nuova, un po' tipo un film distopico di Stanley Kubrick. Sì. Io credo che a luglio si voterà nelle regionali, viceversa nei comuni dovremmo sarà aspettare. Allungato al massimo. Perché ecco. I comuni abbiamo visto che non hanno questo potere sull'emergenza sanitaria che hanno i presidenti delle regioni. Sostanzialmente i comuni sono esecutori di ordini, abbiamo capito, e quindi anche il numero dei comuni non è altissimo, molti sindaci e quindi lo Stato italiano, che sui sindaci lancia un dialogo continuo con il governo e con il ministro degli interni, andranno a slittare verso il fine novembre, inizio dicembre, anche perché l'assestamento sui dati regionali serve poi a decidere come fare le elezioni sui comuni, soprattutto certo. nei grandi comuni. Ecco, questi Walter, io in chiusura, perché ci manca, abbiamo per l'appunto proprio dobbiamo essere velocissimi, però ti volevo chiedere, tanto poi avremo venerdì per approfondirlo insieme sì. anche al tema scuola che avevi accennato poco fa. Sì. All'interno del governo, o meglio, vi affianca al governo, ci saranno 15 task force. Sì. Siamo in guerra. Hai ragione, tutti stiamo notando, tutta la stampa più intelligente, quindi anche Radio DGS, che abbiamo un abuso di task force. Sono 15 a livello nazionale, una trentina, quarantina a livello regionale, 50 task force con 500 persone che devono decidere come fossero assessori o ministri, è un eccesso, sta creando sovrapposizione, duplicazione, conflitto latente. Credo che anche il Presidente della Repubblica sia intimorito da questa esplosione di tecnici al governo che però poi non vogliono assumersi responsabilità politiche e c'è il solito scaricabarile. Credo che il Presidente Mattarella debba riprendere il governo a ridurre queste task force e a far lavorare i ministri in prima persona. Probabilmente la debolezza dei ministri implica lo sviluppo di task force con i vari colau che gestiscono le decisioni complesse, ma il vero punto è il cronoprogramma non deve essere scritto dai tecnici, deve essere scritto dai politici e io direi dai politici nazionali, cioè dai ministri. Il ministro dell'università ci deve dire tempi del rientro nei banchi e negli uffici universitari. La scuola, abbiamo avuto il decreto, quindi onore al merito a quel ministro, ma a settembre-ottobre ci vuole una decisione politica con responsabilità politica sulla scuola, perché se no saremo l'unico paese d'Occidente a far decidere agli epidemiologi, agli economisti nominati, che cosa fare della vita sociale. Certo, sarebbero comunque calendari e decisioni flessibili, di questo siamo certo. consapevoli. Non ci dimentichiamo però che l'emergenza sanitaria formalmente dichiarata il 30 gennaio, il 30 luglio scade. Ecco. E se scade l'emergenza ex legge 225, si deve allungare o si deve passare alla fase 2 in esaurimento. Per mantenere la fase 1, quindi la possibilità di lockdown continuo, probabilmente l'emergenza sanitaria a fine luglio va rinnovata. Certo. Questo non è un problema da poco, perché lockdown vuol dire pieni poteri al capo del governo tramite DPCM e questo implica che anche sulle decisioni dei ministri decide il presidente con le task force da lui volute. Quindi è un po' il cane che si mangia la coda. E noi torniamo sempre a quel discorso della democrazia, insomma, dov'è? Esattamente, va in compressione la democrazia, lo dice Agamben con toni abbastanza seri e preoccupati, forse eccessivi, ma dobbiamo porcelo il problema. Certo. Sabino Cassese ha detto molte parole intelligenti su tutto ciò, lo stanno dicendo anche alcuni costituzionalisti, alcuni scienziati della politica, alcuni editorialisti, Scalfaro e altri. Io credo che sul rapporto fra governo e Parlamento, sul rapporto fra task force e decisori politici, bisogna fare più chiarezza in Italia, ridurre le task force, fare dei cronoprogrammi chiaramente
trasferiti e comunicati dagli organi politici. In tutto ciò pare inadeguato Giuseppe Conte. Sì. E qui vengono in essere dei rilievi che parlano, spesso anche di ambienti quirinalizi, di una crisi di governo, ma non se ne parla prima di settembre, ovviamente. Non se ne parla prima delle elezioni regionali, insomma. È ovvio che le regionali segneranno un po' anche i rapporti di forza tra le forze politiche nazionali. Bene. 20 milioni di persone che vanno al voto, le più buone funzionanti regioni del sud e del nord. Mi pare la Liguria sia anche molto interessata a una riconferma di Toti, la destra, e anche il Piemonte mi pare che vada a votare. Quindi è una geografia politica complessa che influisce sulle decisioni.